Ragazzi, sono tornata! Wendy, sono a casa, amore. 5 giorni di break, quindi se pensate che sono tornata carina, tranquilla, rilassata perché sono andata in vacanza, non avete capito niente, sono carica a pallettoni. Le mie non sono state delle vacanze, ma spero che per molti di voi attualmente lo siano, ed esattamente come voi sono in vacanza anche i leader politici. Tra tutte, Senna Marin. Quanto è brava Senna Marin, quanto è bella Senna Marin. Attualmente al centro di una polemica per le sue vacanze discotecare, registrata mentre balla e si diverte in inequivocabili atteggiamenti beverecci. No, perché se ci vogliamo raccontare pure che non stava a drink a forte, allora la malafede è evidentissima. Tant'è che non lo nega nemmeno lei, solo qualche bicchiere, dice, in risposta ai leader dell'opposizione che le hanno chiesto di sottoporsi a un test antidroga. Test antidroga al quale si è sottoposta dicendo che non ha niente da nascondere. Nelle recenti ore un altro esempio di goliardia estiva made in PD. Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco Gualtieri, viene registrato durante una lite furibonda. Lite nella quale, come un vero uomo politico di classe che si rispetti, intima il litigante di turno in ginocchia di ottesparo. Ma no, la corruzione non c'entra niente, è che stavano a litigare per una battuta sul vino. Chi è quell'uomo che per una discussione sul vino non dice in ginocchia di ottesparo? E si sta in questo momento tentando di giustificare l'ingiustificabile, grattando con le unghie sui vetri, dicendo che si tratta di un momento goliardico. Stessa cosa per Senna Marin, perché sia mai, guai a toccarla, eh? Difesa a spada tratta. Si dice che è una ragazza che si stava divertendo. Basta con questi retaggi novecenteschi. Qualcuno c'ha il coraggio di paragonarla a Lady Diana, come lei, imprigionata nelle etichette comportamentali del ben pensantesimo di casta. Chi la critica quindi diventa ben pensante, bigotto, triste, incapace di magnasse l'emozione. Wired, capito sì, Chiellivelli, si interroga: ma veramente tutta questa polemica per una cosa del genere? Sì, caro Wired. Davvero, e davvero lo dico anche a tutti i difensori di Senna, perché sì, certo, Senna è bella, Senna è un simbolo di progresso, figlia di due mamme, nuovo membro nato, grande vassallo dell'Unione Europea. Ma Senna non è una semplice ragazza che si sta divertendo. Senna Marin è il primo ministro finlandese. Ecco lei che ha aperto le porte della Finlandia alla NATO. Ecco lei che ha giocato un ruolo attivo nella nuova strategia atlantica, nell'ampliamento delle forze atlantiche. Ecco lei che ha in mano le sorti del popolo curdo insieme alla Svezia. È quindi uno dei volti responsabili di quelle che sono state le fallimentari strategie economiche nei confronti della guerra in Ucraina. Ed è interessante notare come tutta questa gente che la sta facendo passare per una povera vittima dei costrutti sociali bigotti sia la stessa gente che abbia criticato Salvini al papete. Ma è diverso, eh? Ma manco per niente. Incommentabili in egual misura e in egual misura imbarazzanti. L'unica cosa di diverso è la capacità di troppi di variare le proprie scale di valori a seconda di chi compie l'azione. Il giudizio che di solito si carica di morale non è sulla cosa in sé, ma su chi la fa. Valori che diventano flessibili a piacimento. Perché Salvini, che si fa trovare al papete in quelle condizioni, essendo un uomo che ricopre una carica istituzionale e che fa cantare l'inno d'Italia alle cubiste, è inequivocabilmente il segno del degrado della politica. Ma se a farlo è Senna Marin, allora lei è una vittima. E tutti questi principi sul decoro della carica istituzionale magicamente decadono. La riflessione in cui dovremmo muovere in realtà è proprio questa: sul quanto sia lecito per un uomo politico, o una donna in questo caso, assumere simili atteggiamenti in pubblico, anche nei momenti di svago, di relax, di vacanza. E su questa particolare riflessione si sono spesi fiumi di inchiostro e di parole e di indagini filosofiche nella storia.
Questi sono momenti di break dalle funzioni istituzionali o sono il simbolo della decadenza della politica? A darci la soluzione è l'indagine filosofica che dall'epoca greca arriva fino all'epoca umanista. Tutto gira intorno al concetto di otium e tutto ruota intorno anche alla sbagliata concezione di questo concetto, per cui noi interpretiamo l'otium come vacanza, come divertimento. Il concetto di otium, che viene elaborato nel mondo latino ma affondando le proprie radici nel mondo greco, viene interpretato in contrapposizione al negotium, nec otium, quindi senza ozio, che caratterizza appunto il lavoro. Il negotium quindi indica gli affari commerciali, le quotidiane attività del cittadino per portare il pane a casa e nel caso dell'uomo politico le sue cariche pubbliche e le sue funzioni appunto politiche. Seppur bisogna fare le dovute distinzioni, nel caso del mondo latino anche il negotium aveva due diverse accezioni, una più nobile e una meno nobile. Quella più nobile presupponeva che il negotium fosse un'attività svolta in prima persona, quindi una tua propria attività. Il negotium meno nobile riguardava sostanzialmente chiunque lavorasse per terzi percependo un salario. Quindi si intende generalmente l'attività schiavile per cui si lavorava per i padroni percependo un compenso. Il nec otium, quindi l'assenza di ozio, ruota tutto intorno al concetto della fatica. Non a caso lo chiamiamo lavoro, proprio dal termine labor, che sottintende quindi qualcosa di poco piacevole, un qualcosa che ti allontana da quelle che sono le tue personali inclinazioni. Un qualcosa che viene svolto quindi in senso utilitaristico, per campare. Segni dell'ascito di questo concetto li ritroviamo ad esempio all'interno dei dialetti. A Napoli il lavoro si dice a fatica. In Sicilia si dice ad esempio me ne stai andando a travagliare. Sto andando a travagliare, il concetto di travaglio quindi che sottintende proprio la fatica dello svolgere un'attività quotidiana per vivere. L'otium quindi è un distacco dal negotium. Un distacco che può avere delle tempistiche lunghe o brevi, ma che è una frattura rispetto alle fatiche del lavoro. Ed è quello che ad oggi intendiamo erroneamente con il concetto di vacanza. Perché noi siamo abituati a concepire la vacanza con il senso di relax, il senso di divertimento o in senso meramente capitalistico, ristoranti, aperitivi, discoteche, come Senna Marin e Salvini. Per il mondo antico niente di più sbagliato. L'otium in realtà presupponeva la cura di se stessi e la cura della propria saggezza. Se il negozium quindi impediva quotidianamente la cura di se stessi, la cura della propria erudizione, lo studio, la riflessione personale, l'otium interveniva proprio per colmare questa lacuna. Il ruolo dell'otium è stato, come detto, analizzato da diversissimi punti di vista filosofici. Ne parla ad esempio Seneca nell'opera filosofica Il Deozio, dove l'ozio viene inteso dall'autore proprio come vita ritirata dalla vita politica, tempo attraverso il quale il saggio si dedica al perfezionamento di sé e della propria erudizione. Ne parla Cicerone, che riteneva otium e negotium parimente importanti. Riteneva infatti che per essere dei cittadini completi e degli uomini completi, politici e non, occorresse un giusto equilibrio tra le due. Perché per lui si poteva godere appieno dell'otium solo se si era passati per la fatica e perché allo stesso modo si poteva svolgere bene la fatica del lavoro solo se vi era la prospettiva dell'otium. Il monito di Cicerone è quindi quello di tenere un giusto equilibrio tra le due, perché anche il troppo otium può diventare un pericolo. Ne ha parlato anche Orazio, che invece, in maniera diametralmente opposta da Cicerone, credeva che l'otium fosse l'unico spazio che rendesse liberi dalle ambizioni, l'erudizione e la contemplazione come unico modo per sfuggire alla corruzione, l'unico modo per raggiungere la felicità, quindi togliendo di mezzo la tristezza della fatica del lavoro. Ne parla anche Ovidio, per il quale l'otium è uno spazio imprescindibile, senza di questo non sarebbe infatti in grado di produrre nulla a livello letterario. Nonostante tutte queste differenze filosofiche che creano equilibrio o squilibrio tra le due parti,
tutti sono concordi in una cosa: l'otium è lo spazio dedicato all'erudizione. Quindi, quali sono le attività dell'otium? Passeggiate, letture di libri eruditi, la contemplazione della natura e la dedica alle arti. L'otium quindi non ha nulla a che vedere con l'eccesso. È per questo che assume le accezioni di moderatum, onestum, ma soprattutto cum dignitate. Un ozio quindi moderato, onesto e con dignità. Persino Omero, infatti, concesse ad Achille di rilassarsi dalla guerra non con banchetti e ubriacature varie, ma suonando la cetra. Ed è proprio il concetto della dignità, dell'elevatura morale, che viene ripreso da Cicerone, che si comporta come la fonte privilegiata ai fini del nostro video, perché parla non solo dell'ozio di tutti i cittadini, ma soprattutto dell'ozio dell'uomo politico. Il De Oratore è sicuramente il manifesto politico di Cicerone. È proprio qui, infatti, che compare la condanna alla voluttà, alla lussuria, al godimento fino a se stesso, all'inerzia, all'inattività, che sono tutte derive dell'ozium in chiave assolutamente dispregiativa, perché l'ozium non presuppone l'inattività dell'intelletto, ma deve essere operoso. In un'altra opera, il De Officiis, Cicerone diventa ancora più chiaro, facendoci proprio un esempio pratico di quella che per lui è la giusta condotta dell'ozio nell'uomo politico. E per lui il modello di riferimento è Scipione l'Africano. Scipione l'Africano è un uomo politico investito di innumerevoli cariche pubbliche. E per prendere distacco da quelle che erano le fatiche della vita politica, Cicerone ci riferisce che si ritirasse in solitudine. Spazi dedicati alla riflessione e in particolare proprio alla riflessione di stampo politico. Per Cicerone, quindi, Scipione l'Africano non staccava mai la spina, inteso nel senso moderno con cui lo intendiamo noi oggi, diviso quindi tra una vita politica, pratica, e una vita riflessiva sulla politica. Cicerone ammette candidamente di ammirare la caratura politica di Scipione l'Africano. Ma non solo lo ammira, lo invidia anche un po'. Scipione l'Africano, infatti, è investito di enormi responsabilità. A Cicerone queste responsabilità mancano. Per lui quindi rimane soltanto la vita dedicata all'erudizione, cosa che a suo dire lo rende infinitamente più piccolo rispetto alla caratura morale di quell'uomo. L'ozio che scivolava verso i vizi della lussuria e dell'inerzia rappresentava per il mondo romano il decadimento di quei valori ancestrali propri della tradizione romana. E questo concetto della decadenza dell'ozium è stato affrontato da Tacito e da Sallustio. Plinio il Giovane invece osannava Traiano quale grande cacciatore e timoniere, passatempi degni del perfetto ozium del perfetto uomo politico. La continua attività, il non abbrutimento, la mancanza di ignavia e soprattutto la cura di se stesso, del proprio corpo, tramite l'attività fisica, nel concetto sempre di mens sana e corpore sano. E sempre Plinio il Giovane ci illustra su quali sono i perfetti luoghi dell'ozio. Quale miglior ambiente della villa agreste, ad esempio, per procedere all'ozium studiosum? Paesaggio naturalistico che diventa lo scenario della lettura, delle traduzioni dal latino, dal greco. Queste erano le attività dell'ozium dedicato allo studio. Quale miglior posto del mare per farsi ispirare dalle muse? Poesia, musica, pittura, ma anche Plinio ci invoglia la misura. Affinché l'ozium sia efficace e sia perfetto, bisogna tornare alle scocciature della vita di tutti i giorni. E per l'uomo politico questo significa tenere sempre a mente di ricoprire un incarico di responsabilità, responsabili nell'ozio e responsabili nel lavoro. Una lettura che ci parla del decadimento dell'ozium che si perde nei vizi e nella lussuria arriva dal Satiricon di Petronio. Nel Satiricon Petronio affronta appunto in chiave satirica tutta la decadenza della società romana del primo secolo d.C. E nell'episodio dedicato alla cena a casa di Trimalcione c'è proprio la descrizione di uno spaccato di questa decadenza. Decadenza che si manifesta proprio in un momento di ozium come quello del banchetto. Trimalcione è un liberto arricchito, cioè uno schiavo che ha acquistato la sua libertà e che ha accumulato nel tempo talmente
talmente tante di quelle ricchezze che adesso non sa più gestirle. Si dipinge come un grande intellettuale, un raffinato poeta, mentre in realtà è soltanto rozzo ed ignorante. I suoi convitati sono peggio di lui, interessati soltanto alle gioie del vino, del cibo e del sesso. Durante la cena, infatti, si provano maldestramente ad intavolare discorsi eruditi che poi si perdono in descrizioni macabre, grottesche e proprio nella perdizione sessuale. Durante il banchetto, Trimalcione è talmente tanto ubriaco che si mette addirittura a litigare con la moglie Fortunata. All'apice dell'ebbrezza, chiede agli schiavi di essere portato via dal banchetto in un modo semplicemente grottesco, cioè avvolto in un sudario, fingendo un finto funerale in cui i convitati sono obbligati a piangere la finta morte di Trimalcione. Ora, se questo episodio vi ha dato la dimensione del degrado e del decadimento di una società, tra l'altro unico episodio rinvenuto integro all'interno del Satiricon di Petronio e che tratta di un cittadino comune, il Liberto Trimalcione, immaginate quanto poteva essere degradante assumere questi atteggiamenti per un uomo politico. Intorno al concetto di Otium si è continuato a filosofeggiare anche in epoche successive. L'unico momento nella storia in cui l'Otium è stato interpretato in chiave assolutamente negativa, quindi questa propensione all'erudizione veniva vista praticamente come una colpa, è proprio il momento del cristianesimo. Per la società cristiana, infatti, il concetto del lavoro è l'unica cosa che conta, perché va letto nella dimensione di espiazione dei peccati, del peccato originale di Adamo ed Eva. È da lì che viene detto ad Adamo: lavorerai con il sudore della fronte, e quindi l'unico spazio della vita diventa il lavoro. Gli ordini monastici, infatti, dividono il tempo in maniera assolutamente serrata, proprio per impedire gli spazi dell'ozium erudito, con l'ora et labora, prega e lavora. Pregando e lavorando quindi vengono escluse le attività della mente. Perfetta tecnica della cristianità quella di far sentire l'uomo impuro se sviluppa una certa curiosità che non abbia a che fare con le sacre scritture. Sia mai che la gente rifletta e non si accorga che la terra non è piatta. Piccolissima zeppatina alle recenti polemiche che si sono sviluppate su questa pagina. È in nome di questo oscurantismo che infatti ancora oggi c'è gente che parla di scienza e vera scienza, postando i video di Mazzucco che parla dei cerchi nel grano, degli alieni e dei rabdomanti che cercano l'acqua col bastoncino. Ed è per questo che in questa pagina nei recenti giorni si è scatenata la gente che il CICAP, i dinosauri non esistono, che te sei stata sullo spazio che hai visto che la terra è tonda, l'evoluzionismo non esiste, perché a questa gente sono mancati gli spazi dell'ozio. Ma è gente che crede in Dio e contemporaneamente negli alieni, che se scendessero sulla terra secondo il principio per cui l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, voglio proprio vedere che cosa direbbero. Unico merito da parte degli ordini monastici per quanto riguarda l'ozio è stato appunto concedere lo spazio delle miniature, ovvero la tramandazione religiosa tramite la riscrittura di testi e la decorazione di questi. La preziosa attività dei miniaturisti è stata infatti fondamentale per tramandare canti, per tramandare nozioni su quelle che fossero le organizzazioni ecclesiastiche, soprattutto per la tramandazione delle sacre scritture. Cose che noi persone di cultura possiamo apprezzare anche non credendo in Dio, a differenza dei bigotti che per apprezzare qualcuno o qualcosa hanno bisogno che quel qualcuno e quel qualcosa gli dicano esattamente quello in cui loro credono. Questo era un off topic perché me l'ero proprio legata al dito, ma tranquilli, ve sto a fare pure il video, perché due schiaffi d'umiliazione agli ignoranti non se negano mai. Tornando all'ozium, il concetto è stato ripreso poi anche dalla filosofia umanista. Per ogni cultura, eccetto quella cristiana, l'ozium è devoluto al fine superiore della conoscenza, al miglioramento di sé. Il concetto dello sto in vacanza e me embriaco è tipico soltanto del degrado dei tempi recenti. Degrado non solo dell'uomo comune, ma come abbiamo visto anche dell'uomo politico. Catone diceva che da uomini grandi ci si aspetta che siano grandi non solo nei negozia, ma anche negli ozia. Ecco perché Senna Marin non è una grande donna, esattamente come avevate riconosciuto non essere stato un grande uomo Salvini. Senna Marin, Salvini, Ruberti sono i Trimalcione, rappresentano il grottesco e il degradante. E con questo non sto dicendo che i tempi dell'ozium debbano essere come quelli di Aldo Moro, che andava al mare in giacca e cravatta.
Anche perché Aldo Moro andò al mare anche in pantaloncini e camicia e questo d'assicuro non tolse nulla al suo decoro. Alcide De Gasperi, nei suoi momenti d'ozium, più affezionato alla montagna che al mare, andava a giocare a bocce con suo nipote. Napolitano e Berlinguer invece si facevano il bagno in costume a petto nudo. Perché il decoro non è la giacca e la cravatta, è come ti comporti. E nessuno di questi, né che andasse al mare in giacca e cravatta o ci andasse in costume, si è mai fatto trovare col mojito in mano sotto le tette della Vocalis oppure a strusciarsi agli uomini mentre ballava ubriaca? È per questo che la difesa risulta semplicemente ridicola, agli occhi un po' di tutto, dalla storia agli occhi dell'ipocrisia. E se siete tra quelli che paragonano Senna Marin all'ostruzionismo fatto a Lady Diana, beh, è abbastanza evidente che anche per voi il decoro è un optional. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube o agli altri indirizzi social che trovi qui sotto. Se poi vuoi sostenere il progetto Bubble, un semplice caffè, una piccola donazione al link PayPal che trovi qui. Grazie e a presto!